My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for high-tone places. Its failure is not its style, and even Lana Turner's smile. Something he can see. My baby don't care. My baby just cares for me. Amici carissimi del Tino e dell'Erminia, buongiorno, caro Gatti, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube. Questa è la lezione numero 340 del mio pianoforte leggero. Siamo al giorno di venerdì, è giorno di tutorial. Avete visto che bel brano nel violino iniziale che abbiamo fatto io e l'Erminia. È un brano veramente piacevole, molto, come dire, molto molto minimalista, molto molto soft, ma sicuramente di grande effetto e di grande piacevolezza all'ascolto. Lo ha cantato Nina Simone, questa grande artista nata in North Carolina nel 1933 e venuta a mancare nel 2003, quindi 70 anni, per un tumore al seno. Fu una donna che, va bene, pianista, cantante, questo sicuramente, ma che era sempre in prima lotta, lo è sempre stata per tutta la vita, per contrapporsi all'apartheid, molto sentita in quel periodo,
e quindi il suo impegno in su questa fonte fu veramente totale fino a che ebbe vita. Allora, questa Baby, My Baby Just Cares For Me, è un brano scritto da, l'ho scritto perché l'ha scritto lui, ma l'ho scritto anch'io perché mi ricordavi no altrimenti, Walter Donaldson, nel 1930 addirittura. Poi lei lo cantò nel 58 ed ebbe un successo, possiamo dire, discreto. Ma nella realtà poi delle cose furono gli spot pubblicitari che seguirono a quegli anni che fecero balzare in testa alle classifiche questo brano, addirittura intorno al 1987, addirittura fine degli anni 80, questo pezzo ebbe successo. Su YouTube c'è un bellissimo, tra l'altro, cartone animato che ha, credo, un 18-19 milioni di visualizzazioni, quindi insomma significa che il pezzo è gradito assai. Lei si chiamava, e devo leggere ancora, Eunice Kathleen Waymon, in arte appunto Nina Simone. Credo di non avere nient'altro da dire per vostra fortuna, quindi andiamo alla tastiera a vedere senz'altro questa bella My Baby Just Cares For Me. Allora, è tutto in ordine? Sì, questo è il Do centrale. Allora, il brano originale, che trovate anche appunto su YouTube, è stato scritto in La maggiore. Fra l'altro, nel 1930, quando Donaldson lo scrisse in virtù di un musical che poi venne ripreso anche da un film, e non so perché scelse la tonalità di La maggiore. La maggiore è una tonalità veramente poco jazzistica, questo alla fine è un brano jazz, è un brano molto swing, e quindi io ho pensato bene di trasportarla in Si bemolle, che oltre ad avere un'alterazione in meno, ripeto, è una tonalità che molto più facilmente, enormemente più facilmente ritroviamo in un brano jazz piuttosto che un La maggiore. Bene, quindi Si bemolle, abbiamo due bemolle in chiave, il brano non modula, è composto in buona sostanza da tre chorus, ognuno dei quali, qui possiamo vederla in più di una maniera, o lo pensiamo come un A, B, A, C, oppure come un A, A2. Adesso vedremo il perché. Allora, brano anche estremamente pianistico. Difatti io ho realizzato per l'occasione una base con batteria e contrabbasso, perché il pezzo lo richiede, altrimenti è veramente troppo, troppo crudo, avendo anche questo ritmo swing, che è comunque sempre un ritmo incalzante, un ritmo logicamente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non mi stancherò mai di dirlo, il ritmo swing è un ritmo che va suddiviso per 3 e non per 2 o 4. Allora, dicevo, il piano è estremamente protagonista, e estremamente protagonista è la mano sinistra, che va proprio a suonare questo ostinato walking bass, che in pratica ci vede fare questo. Che cosa vado a suonare io con la mano sinistra? Beh, molto semplicemente la scala di Si bemolle, la suono in modo discendente, partendo da Si bemolle, che sta due ottave sotto il Do centrale, questo è il Do centrale appunto, e io parto da questo Si bemolle, suonando Si bemolle, La, Sol, Fa, Mi bemolle, Re, Do, e quindi ancora Fa. Fa dominante di Si bemolle che mi riporta. Ora qui, attenzione alla diteggiatura, perché, ripeto, questa cellula di walking bass non sarà sempre così il brano, però si ripete molto spesso. Quindi la diteggiatura migliore, secondo me, è quella di cominciare con il dito indice, quindi il 2, cambiare con il pollice sull'A. Possiamo anche andare ad esaurimento delle dita per raggiungere il nostro Mi bemolle.
qui però siamo costretti a mettere il pollice, perché dopo il re avremo ancora il do da suonare. Potremmo fare una cosa di questo genere, suonare il do con il re con il pollice, quindi il do con il mignolo. Dobbiamo avere il mignolo sul do, perché poi dovremo suonare il fa, appunto. E la cosa migliore da fare è suonare do con il mignolo, fa col medio, per essere pronti a risuonare il si bemolle con il secondo dito. Si può anche iniziare con il pollice e fare una cosa del genere. Vedete cosa ho fatto io adesso? Cambio sul fa. Però è buona norma, come dico sempre, di non usare le dita corte sui tasti neri. Quindi questa è una diteggiatura che può funzionare. Possiamo anche cambiare a livello del fa, mettendo il nostro pollice. Sono molti modi per poterla suonare. Forse questa è ancora meglio. Quindi 2, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 3, 2. Questa è, sì, direi che è la diteggiatura migliore. Voilà. Allora, unitamente al basso che va a suonare proprio, è un classico walking bass, dicevo, la destra va ad alternarsi con la sinistra, facendo così. Destra che dobbiamo cercare di tenere molto leggera, e in pratica la protagonista è proprio la mano sinistra con il suo basso che cammina. Allora, che cosa andiamo a suonare con la destra? Almeno che cosa sono andato a suonare io, perché sul web a livello di tutorial io do sempre un'occhiata, c'è veramente di tutto. Il brano viene fatto in do, in re, nella tonalità originale anche, che è in la. In si bemolle francamente non ne ho visti, ma in buona sostanza le note da suonare sono queste: fa, sol, si bemolle, re, che diventerà fa, sol, si bemolle, do quando andremo a suonare il mi bemolle. Quindi le armonie sono quelle di un si bemolle sesta, eccolo qua. In pratica questo vuole simulare queste armonie. Un giro di si bemolle, un giro armonico di si bemolle, solamente che alla destra non facciamo suonare tutti e quattro gli accordi canonici del giro armonico, ma stiamo in pratica due misure su si bemolle, un pa 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 pa. E poi suoniamo questo che possiamo intendere tranquillamente come un fa undicesima. Oddio, manca la settima, che è nota fondamentale caratteristica dell'undicesima. Se lo vogliamo nomenclare esattamente questo fa, sol, si bemolle, do, pensando che ci sia un basso di fa, questo è un fa sus 2 sus 4. Non abbiamo la presenza della terza, abbiamo la presenza della seconda, che non chiameremo nona non essendoci la settima, e la quarta che non chiameremo undicesima per lo stesso motivo. Quindi questo accordo suonato così è un fa sus 2 sus 4. Lo faccio ancora una volta, poi faccio un giro e l'erminia deve essere, speriamo che sia pronta, perché oggi c'è un po' di mal di denti. Sta donna qui c'è sempre qualcosa, non so, io sto sempre una meraviglia. Allora, faccio un giro, Erminia, Simone, poi te parti. My baby don't care for shoes. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. Places.
Bene, fermiamoci qui, Arminia, bravo. Io sono stata presa, andavo avanti ancora. No, invece andiamo a vedere che cosa succede, perché questo, questa prima, chiamiamola A, è costituita proprio da, in pratica, tre giri, in tre giri di si bemolle, è quello che abbiamo visto. In pratica noi andiamo a fare tre volte questa scala discendente di si bemolle. Pardon. Dobbiamo poi andare a cadere su un do minore settima, quindi l'ultima delle nostre scale sarà proprio completa: si bemolle la sol fa mi re do si bemolle do, perché dobbiamo andare a cadere qua. Qui andremo, la sinistra continuerà a fare un walking, quindi saranno armonie di do minore settima, dicevo, che qui noi possiamo, a livello di mano destra, suonare così, mi bemolle, sol e si bemolle, visto che il do ce l'ho dalla mano sinistra, e potremmo fare un walking di questo genere, do, sol, do, do, ma anche, i modi per fare walking sono veramente tanti. Noi abbiamo una nota bersaglio, una target note, in questo caso il fa, e tra il do e il fa possiamo mettere tutte le note che vogliamo, naturalmente coerenti con quella che è l'armonia, siamo in do minore settima, quindi potrei anche suonare questo, do, mi bemolle, sol, do, le note della triade di do minore. Anche questo è molto bello. Noi teniamo presente che arrivavamo, perché la diteggiatura poi è importante, noi arriviamo con un 2 in pratica sul do, il prossimo sarà un fa. Se arriviamo col 2 sul do, dobbiamo tenere presente, volendo fare questo movimento do, re, mi bemolle, mi naturale fa, dobbiamo cambiare naturalmente, ma farlo con il quarto dito. Così siamo pronti a prendere il nostro fa con il secondo dito. Viceversa, se vogliamo fare altre cose, possiamo molto velocemente sostituire. Per esempio, io voglio fare, quando sono sul fa, fa, do, fa, ma io arrivo col secondo dito. Bene, devo assolutamente mettere in atto una sostituzione. Cosa che deve essere fatta estremamente in modo veloce. Queste direi che sono le note che possono funzionare su quello che è l'accordo seguente, un fa, fa settima sesta o tredicesima, che dir si voglia, io prendo mi bemolle, la e re. L'accordo seguente è un re nona, quindi io lo faccio precedere dopo aver fatto il mio do, fa, fa, mi bemolle, re. Ci sta bene perché cade proprio, il nostro mi bemolle cade su re. Va bene, donke. Allora, dicevo, un re nona, lo prendiamo così, mi, fa diesis, la e do, mentre col basso, essendo in armonia in questo momento di re settima, dominante di quello che sarà l'accordo successivo, cioè un sol minore, noi possiamo andare a suonare, per esempio, anche una scala, pardon, questo sta molto bene, in pratica le note di una scala di re misolidio, eccolo qua. Se vogliamo mettere il si, è meglio che mettiamo il si bemolle, perché l'accordo seguente è un sol. Non ho detto una stupidaggine, non può essere un re misolidio, sarà un sol minore melodico la scala da usare, ma comunque a livello di arpeggio noi possiamo anche fare questo. Andiamo a suonare le note che ci servono, la prima, la terza, la quinta, la settima, che è il do. Quindi, my baby don't care for me. Adesso non state a guardare quello che sto cantando a livello di melodia, concentriamoci sulle armonie e soprattutto sul movimento da fare con il basso. Andiamo, dicevo, in sol minore.
Sul sol minore, a livello di sol minore, con la destra suoneremo re, fa e si bemolle, e con la sinistra pa 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 pa. Anche qua andiamo sul re bemolle, perché l'accordo a seguire sarà un do, che prenderemo nona. Il nostro do nona, mi, sol, si bemolle, re, sarà accompagnato dalla sinistra, che suonerà do, re, mi, sol, do, si, sol, mi, fa. Fa, perché appunto l'accordo che chiude questa prima metà del chorus è un fa, ed è un fa undicesima. Perché mentre suoniamo fa con la sinistra, con la destra andremo a suonare sol, si bemolle, mi bemolle, fa. Le note proprio di un fa undicesima. Lo rifaccio, Adesso io ogni volta poi lo cambio, il walking bass. Ecco, andiamo a fare due appoggi su questo fa. Tra l'altro si sente nel disco proprio qualcuno che batte il piede, perché qui c'è veramente uno stop che dura una misura. 2, 3, 4, allora per aiutarsi, non so chi dei componenti della band, ma fa proprio così. Adesso Annalina, l'Erminia Simone si è incantata. Andiamo pure avanti, Ermina, così facciamo la seconda parte, né? Quindi facciamo che siamo sul do minore, anzi do maggiore, nona. I don't places, Leeds Taylor is not a star, and even Lana Turner's mine. Something he can see. My baby don't care who knows it. My baby just cares for me. E quindi adesso qui partirà quello che è il solo. Allora, che cosa succede in questa seconda parte di chorus? Beh, all'inizio continuiamo a suonare il nostro si bemolle, sesta, seguito da questo fa sus 2 sus 4, e sempre la nostra scala discendente di si bemolle. La terza volta, quale annunciazione, quanto mai termine fu più appropriato visto il periodo pre-Natale. No, ma l'annunciazione è una cosa che riguarda il Natale, non credo, la forza da pace, non so, io non sono un grande esperto della materia. Ad ogni modo, quale avviso che l'accordo seguente sarà un mi bemolle settima maggiore, noi andiamo a sottolinearlo a livello di mano destra inserendo la settima nel nostro si bemolle, diventa dominante. Direi di farlo quando siamo arrivati sul mi bemolle. Eccoci qua sul mi bemolle settima maggiore, che possiamo prendere anche qui tranquillamente aggiungendo la sesta. Andiamo a fare con il nostro basso queste note. Questa è la diteggiatura più corretta. Io vado a suonare mi bemolle, sol, si bemolle, re, mi bemolle, do, pardon, do, mi bemolle, sol, si bemolle, do, mi bemolle, do, si bemolle, mi, sol. Mentre qui continua, ritmicamente la sinistra va sempre tun, 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 e la destra tutta. Ma lo fa giusto fin qui. Baby don't care.
baby don't care for me. Che cosa succede qua? Che la destra va a muoversi un pochino per dare maggiormente il senso dello swing, che viene dato tranquillamente da questo movimento. Ora, mi fermo un attimo qua e voglio analizzare proprio anche ritmicamente quello che va a succedere facendo questa scala discendente e questi appoggi alternati con la destra. Allora, se io vado a suonare una cosa del genere, io sto dando un senso di quattro quarti, perché faccio ta 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 ta, e quindi vado a suddividere la misura per due, per quattro. Invece no, siccome è terzinato, Addirittura, scusate un po' di raspina perché stiamo facendo tutt'ora di mattina presto, 11:30 per noi è presto, perché andiamo a letto sempre molto tardi. E addirittura l'amica Amy Nolte, che è una grande jazzista, che youtuber che io seguo e apprezzo tantissimo, lei addirittura, giustamente, per dare ancora più il senso di swing, fa una cosa di questo genere. Pardon. Cioè, come possiamo dire, non scansiona più nemmeno per terzine, perché io, se scansiono per terzine, facciamolo lentamente, 1 2 3 3, la mia destra va a cadere sul terzo dei miei ottavi, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, mentre la sinistra va sempre sull'1. No, lei fa, ma ripeto, è un modo, pianisticamente parlando, molto corretto. Lei va oltre questa terzina, lei immagina in pratica che sia, che la terzina sia addirittura raddoppiata, e lei va a suonare proprio l'ultimo dei, in questo caso, sedicesimi, che andrebbero a comporre questa sestina. Quindi è evidente che in questo modo la mano destra e la sinistra sono estremamente ravvicinate. Sentite? Diventa estremamente difficile. Destra staccata, ripeto, è anche molto debole a livello di dinamica, e con questi appoggi che sono proprio al termine della misura, o della mezza misura, perché vengono suonati 1 2 3 4. Sentite questa differenza? Non è questo che invece ho fatto io, e l'ho fatto per comodità mia, sinceramente parlando, e anche per difficoltà vostra, ho cercato di medesimarvi in voi che già dovete suonare un pezzo difficile, pianisticamente parlando. Se andiamo a introdurre anche questa ulteriore difficoltà, diventa abbastanza complicata la cosa, però è senz'altro un lavoro che potete fare magari in un secondo tempo. Prima imparate ad alternare bene questo basso che va a scandire i quattro movimenti della misura, 1 2 3 4 1 2 3 4, e questa destra che gli va ad alternarsi in modo appunto swingato. Questo è quello che andrebbe fatto. Ed è piuttosto difficile, perché ci manda fuori, nel senso che se noi lo facciamo a ritmato come ho fatto io, restiamo nei canoni dello swing. Pensare invece di dargli un valore ancora più piccolo alla nostra mano destra, ripeto, diventa complicato. Ho voluto dire questa cosa qua in più, ma seguitiamo a vedere che cosa succede nella nostra My Baby Just Came For Me.
Allora, eravamo arrivati sul Mi bemolle settima maggiore, in pratica dell'ultima parte del chorus, dove, ripeto, andiamo a muoverci. Che cosa succede? Armonie. Mi bemolle settima maggiore. Possiamo suonare... dobbiamo suonare un La settima. La dico possiamo perché possiamo prendere, anche qui siamo in situazione di accordo dominante, nulla vieta che io possa mettere, anche qui non ho una bemolle, ma va bene un Re settima, quindi è perfetto. Mi, Sol, Do diesis, basso di La. Andiamo sul Si bemolle settima maggiore. Ora ci sarà questa alternanza di Si bemolle settima maggiore, La bemolle e Sol settima, che ci porterà dove? Dominante di Do. Ho fatto una cosa che non va fatta perché ho cavallato non so che cosa, perché devo anche parlare, quindi mi distraggo un attimino. Ma qui possiamo continuare, possiamo terminare questa frase facendo un walking con la sinistra. In questa fase in cui si muove la mano destra non è necessario che facciamo il walking, possiamo fare questo. Vedete che io con la sinistra mi sono fortemente ridimensionato a livello quantomeno numerico delle note che vado a suonare, perché ne sono già molte di più con la destra, e soprattutto do loro un ritmo diverso da questo. Arrivo con Mi bemolle, certo se faccio il walking non va benissimo, for me, dicevo, dopo il Do minore. Ma vedete che io, per tutta questa cellula del brano, io ho suonato una nota, magari inframmezzata con qualche quinta, tipo così. Anche arrivato sul Do posso continuare a fare Do, Sol, Do, Do, Fa, Do, Si, e riatterrare sul Si bemolle. Sul Fa possiamo tranquillamente mettere un Fa settima, magari un Fa tredicesima, Mi bemolle, La, Re. Baby don't care for me. Vedete che se io, per esempio, sono sul Fa e voglio fare il mio walking, dal Fa la mia target note sarà Si bemolle, Fa, Da, 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 e sono già arrivato, allora devo mettere un cromatismo, ba, 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 ba. Volendo fare un walking bass, lo devo fare così, for me. E qui riprendo. Qui c'è un solo. Allora, nel solo che avete visto nel videolino iniziale con l'Erminia, io ho cercato di riprendere i momenti salienti del solo originale, e poi ho fatto delle altre cose perché non avevo sinceramente voglia e neanche troppo tempo di star lì a tirarmelo giù tutto. Ma io non sono mai dell'idea che bisogna tirare giù un solo. Un solo è un'improvvisazione, non dimentichiamoci, è quello che noi ci sentiamo di esprimere in quel momento lì. Ho quindi suonato alcuni momenti molto caratteristici del solo, di questo pianista che non so neanche chi fosse, e poi ho messo delle cose mie, che adesso andremo ad analizzare. Questo brano qua, sì, 30, qui andiamo tranquillamente, Armini a 45 minuti di tutorial. Allora, siamo giunti al momento in cui appunto c'è da suonare noi pianisti. La cosa è preceduta da un altro giro, in pratica, di Si bemolle sesta, che va a chiudere il discorso. Qui in realtà comincia il solo. Quindi, rivediamo. Rifaccio dal Mi bemolle settima maggiore. Questo fa ancora parte, questo
queste due misure fanno ancora parte del primo discorso del chorus, quindi lo facciamo per chiudere la nostra B o il nostro chorus, come abbiamo chiuso. E ancora un giro fatto esattamente come prima. Ma che vede? Al termine è questi due appoggi che vanno suonati a questo punto molto forti. Fa si bemolle, proprio su, unitamente a quello che fa il basso e che ha sempre fatto, fa e si bemolle in questo punto. Andiamo a suonare proprio la do fa e re fa si bemolle. Pam pam. Si vede inquadrato? Sì. Quindi un giro che terminerà proprio con questi due appoggi. Ritorniamo qui a fare un altro giro e ancora due appoggi. Naturalmente fare questo. Dobbiamo fare questo abbastanza velocemente. Possiamo anche saltarne uno di appoggio sul si bemolle, magari l'ho fatto anch'io, non lo so, non mi ricordo. Fatto due volte, noi saremo in armonia di si bemolle e settima maggiore, quindi possiamo tranquillamente suonare o addirittura inserire anche il si bemolle medesimo, ma altrimenti fa la re, il basso ce lo suona il contrabbasso della base, naturalmente se siamo soli possiamo inserirlo con la mano sinistra il nostro si bemolle. Naturalmente che scala andremo ad usare per fare questo piccolo sorno? Siamo in si bemolle settima maggiore, la pentatonica della sua dominante che è il fa. Ecco qua, quindi le note che volete. L'accordo seguente è un do minore, lo prendiamo nona, lo prendiamo alla maniera dei Carugati, sol si bemolle, re mi bemolle. Quindi questo do minore sarà seguito da un fa che prenderemo tredicesimo, mi bemolle, la, re, senza dimenticarci che questo è il basso. Quindi ci sarà un re settima, che anche qui possiamo volendo mettere delle tensioni, ma prendiamo lo settima che va benissimo, fa diesis, la, do e re. Allora, accordi, dopo il re settima prendiamo un sol minore, lo possiamo prendere nona, quindi fa, la, si bemolle, re. Andremo su un do settima, preso anche con la nona, quindi un do nona, mi, si bemolle, re. Chiudiamo con un fa tredicesima dominante del si bemolle, dove io vado a prendere proprio una cellula di quello che è stato il solo originale, ed è questo. Io vado in pratica a suonare, quando sono sul fa, proprio in battere. Queste note. Fa, la, sol, si bemolle, la, do, si bemolle, re, do, mi bemolle, re, fa, mi bemolle, sol, fa, la. Mi pare di arrivare fin là. Sol, si, la, esattamente. In pratica che cosa vado a suonare? Tutti questi bicordi qua. Semplicemente a note alternate. Mi fermo su La e do altri due appoggi e riprendo però subito immediatamente ancora con la mia scaletta di si bemolle discendente e la faccio ancora due volte. Ritorno ad appoggiarmi sul si bemolle settima maggiore. Il
mio Si bemolle settima maggiore diventerà Si bemolle settima, perché vi ricordate, andiamo a rifare quello che è successo è quando cantava l'Erminia, le armonie sono quelle. Un Si bemolle, dicevo, settima. Anche qui andiamo, questa volta, su un Mi bemolle settima maggiore. Andremo a suonare le note della pentatonica della sua dominante, che è il Si bemolle. A questo punto direi proprio di metterlo il basso di Mi bemolle. Andremo a suonare quindi, immaginandoci che il basso è il La, ed è La nella realtà, andiamo a suonare un Sol settima con la quinta diesis. Sol e non La bemolle. Sol, questa è facoltativa, eh? L'importante è che ci siano queste note, settima, terza e quinta diesis, con basso di La. Si torna sul Si bemolle settima maggiore, quindi si andremo su un La bemolle, e quindi su un Sol settima. È mica facile la storia. Questo Sol possiamo prenderlo, per esempio, come un Sol settima, quinta diesis, anche lui, quindi Fa, Si e Re diesis. Ancora Do minore. Faccio questo ostinato nel video su un'armonia di Fa settima maggiore. Andremo quindi in Si bemolle, e qui termina il solo. Facciamo quello che è un turnaround, e lo facciamo con le armonie, attraverso le armonie di un giro di Si bemolle. Possiamo prenderle così. E qui rientra il cantato di una disattentissima Erminia. Oggi vorrei... Che tipo di punizione, tesoro? No, oggi non ti faccio saltare il pranzo. Ma che è una cosa... Bassa il dente. Ah, già giusto, poverina. Oggi va bene, oggi niente punizione, perché hai già il dente che ti dolora. Dicevo, terminato il solo, che spero abbiate capito, perché non è cosa facile. Ma voglio dire, se uno non si sente di fare il solo, può fare, andare avanti e fare le sue armonie che ha fatto prima, dai. Immaginiamoci che questo sia il solo. Fa tre volte, lo fa con la voce. Thank you.
Allora, c'è da dire che c'è un piccolo cambiamento sul terzo chorus in pratica, perché i chorus, abbiamo detto, sono tre. Un primo cantato, un secondo è dove viene realizzato il solo e poi la ripresa, quindi il terzo chorus, ma che ha una piccola variante nel finale. Una variante che poi è un turnaround aggiunto, se vogliamo, nel senso che siamo sul mi bemolle. Bye bye bam bye. But baby don't care for me. La prima volta, dopo il fa, undicesima o comunque un fa dominante, tornavamo sul si bemolle e riprendevamo. Stavolta no, do minore. Andiamo ad appoggiarci su un re semi diminuito. Re fa la bemolle do nella destra, re nella sinistra. Quindi un sol settima che ci lancia il nostro do minore. E quindi il si bemolle, il nostro fa, possiamo prenderlo sempre tredicesima, che va bene. Questo è quello che dobbiamo fare con la sinistra, se vogliamo, questo walking. Fa, sol, la bemolle, la, si bemolle. Nella realtà questo ultimo si bemolle non viene suonato, quantomeno non subito, perché dobbiamo fare con entrambe le mani, cerchiamo di farla, una scala discendente sempre di si bemolle, partendo un si, la, sol, fa, mi, re, do, si, così. Qui la diteggiatura è importante. Allora, terminato e giunti sul si bemolle più grave, dobbiamo fare l'arpeggio di si bemolle, che potremmo fare così. Ok, sempre a ritmo 1, 2, 3, 4, 1. Eccolo qua. E così termina il brano. Anzi no, non termina così, perché poi nel disco originale c'è molto semplicemente un si bemolle settima. Facciamo trillare le nostre mani. Io gli ho aggiunto una nona, un undicesimo eccedente, che rende un po' più interessante. E poi seguito da un arpeggio assolutamente, che può anche essere non fatto. Direi, Erminia, rifacciamo proprio l'ultimo chorus, così avete modo, e lo facciamo proprio lento stavolta, così i nostri amici da Still Always Known This Sign. Ok, 1, 2, 3, 4. His favor is not his sign, and even Liberace is mine. Something he can see. Stefano, io stavo facendo di sono partita ancora da prima. Va bene, no, hai ragione tu, cara. Qui ci rifacciamo questo, è proprio l'ultimo corso. Io l'avevo preso ancora prima, mi faccio prendere dalla musica. Andare avanti, niente, dall'esterno. Allora, vai. 3, 4. It's Taylor is not his style, and even Liberace is mine. Something he can see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Lì, perché non sapevo dove andare, erano finite le note. Quindi avete visto, in pratica questo chorus presenta questi accordi, in pratica che sono due in più, un re semi diminuito e un sol. Chiaro che il brano in questo caso si allungherà di quattro misure, 1, 2, 3, 4, sì,
di due misure. For me all. Magari per chiudere come fanno i batteri, forse non, sì, l'ho messa anch'io nel videolino, e generalmente i batteristi danno dei colpi di urlante e noi andiamo a suonare questi due si bemolle che manco si vedono, tanto sono gravi. Ecco, abbiamo detto tutto, Erminia? Direi di sì, perché siamo appunto a 40, quasi 50 minuti di tutorial, quindi mi giro per salutarvi appropinquandomi alla mia Erminia. È stata dura realizzare questa My Baby Don't Cares For Me, non ve lo nego, non tanto per Erminia, vero Erminia, per te non è stato difficile. Quando, più che altro per me, perché dovendo fare la base ex novo e vi... aspetta che metto così Erminia, abbasso un po' che ci prende meglio la telecamera. E vi, sapete che io non sono capace di dire le balle, io ho detto questa volta qua vado su internet e mi compro una bella base, che mi risparmia un giorno di lavoro. E così ho fatto, ma un boia ho trovato qualcosa di decente, anche a pagamento, voglio dire, il lavoro degli altri va pagato, ci mancherebbe altro. Anzi, ne ho acquistata una che in realtà era un MP3, vabbè, insomma. Comunque, alla fine ho detto, Tino, mettiti lì e falla ti, mettiti lì e falla te la base, perché così ho fatto e così mi è costato veramente un sacco di ore di lavoro, perché suonare la batteria con le ditine, oltretutto cercando di simulare, perché questo brano a livello di batteria è realizzato unicamente con le spazzole, spazzole, piatto, non c'è altro, e quindi è stata veramente dura. Spero che possiate aver apprezzato. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo, vi ringraziamo per la pazienza, un abbraccio dal Tino Carogati e alla prossima!